scoppia la guerra, c'è l'armistizio, l'8 settembre, ecco lì inizia la lotta partigiana. Il re non parte, fugge di notte con tutta la corte, generali, e lascia Roma e l'Italia nel caos più grande. E qui nascono piccoli gruppi di giovani uomini che formano le varie associazioni per combattere il tedesco, che nel frattempo il tedesco aveva bloccato tutte le caserme. Chi era stato furbo era scappato, ma quasi tutti i soldati stavano nelle caserme con tutte le armi. E lì c'è stata la scelta: stai con l'esercito nuovo fascista e le tedesche o ti portano nelle carceri, nei lager. E questo, buona parte degli italiani si sono ribellati e hanno subito deportazione, l'occupazione tedesca. A Roma era così crudele, restrittiva, coprifuoco, blocchi stradali, dove i tedeschi requisivano gli uomini e la famiglia non sapeva per molti giorni dove erano finiti il papà, il fratello, zio. Quest'era il clima dopo l'8 settembre. Un battaglione sì, non cede le armi, si ribella, si riunisce a Porta San Paolo e lì nasce la resistenza romana. E mio fidanzato corre con un piccolo gruppo di studenti a Porta San Paolo, dove avevano saputo che era iniziata la resistenza. Carla Caponi, che abitava Scalette Magna d'Apoli, questo grande palazzo, e l'avvertono che a Porta San Paolo sparano. E allora esce, va a Porta San Paolo, da lei via dell'Impero, via dei Trionfi, è facile. E lì inizia
La prima a Roma che ha iniziato a collaborare di usare con l'esercito italiano è stata Carla. Aiutava soldati a caricare le armi, aiutava i feriti. Nel frattempo, dalla piazza, tante donne e uomini, ma più che altro donne perché uomini ce n'erano pochi, ragazzi giovani, sono scesi anche loro a aiutare chi portava l'acqua, chi le bende, dare una mano. E Carla a un certo momento si trova un soldato che è stato ferito e con una forza sovrumana se lo trascina piano piano, nascondendosi come poteva fra un piantadone e arrivata a casa e con l'aiuto della mamma hanno aiutato questo soldato nascosto finché non è guarito. Sono passati tanti giorni. Questo è stato l'inizio.